Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di questo prodotto qua. Di cosa si tratta? Di Witty Power. Che cos'è Witty Power? Semplicissimo, è un dispositivo USB, maschio da una parte, femmina dall'altra, che non fa nient'altro che preservare la vostra batteria di qualsiasi dispositivo voi collegate a questo oggetto qua, che sia uno smartphone, che sia una cuffietta Bluetooth, che sia un power bank, che sia quello che volete. Voi riuscite a preservare e a far durare di più la batteria dei vostri dispositivi. Ma andiamo con ordine. Questo è tutto ciò che vi manda l'azienda. Non è nient'altro che un oggettino di queste dimensioni qua, colore nero, volendoci anche una colorazione celestina, e con un tasto qua per attivare e disattivare appunto questo dispositivo. Andiamo però per ordine. Oltre a questo oggetto, appunto, vi danno il manuale, che è multilingua, italiano e inglese e spagnolo, e basta, queste tre lingue, e sostanzialmente vi dà dei consigli utili, come per esempio è consigliato ricaricare il dispositivo da spento e di disattivare la ricarica ottimizzata se ce l'avete attiva sul vostro telefono. Ma come funziona? Molto semplice. Qua dietro vi dice che un utilizzo medio di una batteria di smartphone dopo 2 anni vi dura dal 100%, si abbassa al 70-75%, mentre con Witty Power addirittura la batteria rimane sopra il 90%. Quindi vi dura più a lungo, non dovete poi spendere dopo 2 anni e mezzo, 3 anni soldi per comprare una batteria di riserva perché non vi dura più, perché non fate neanche mezza giornata, eccetera eccetera. Questo è quanto. Il prezzo, ve lo dico subito, è giusto, non è neanche troppo elevato, 29 euro. Trovate il link in descrizione che vi manda direttamente al sito del produttore, potete comprarlo direttamente lì. Io vi do anche un codice sconto qui in sovraimpressione, lo potete leggere, potrino 10, per avere subito un 10% sul carrello. E comunque vi lascio anche in descrizione e sul canale Telegram sempre lo sconto, ogni tanto ve lo ricordo. Andiamo a vedere in breve come funziona. Noi ci procuriamo un alimentatore, in questo caso è un alimentatore Samsung, ma esce sia a 5V 2A che a 9V 1.67A, quindi consuma 10 o 18 watt circa. Lo colleghiamo in questo modo: prima il caricatore, poi il Witty. E come vedete si accende subito la lucetta rossa. Dopodiché io vado ad aggiungere questo oggetto qua, che serve per controllare il voltaggio e l'amperaggio. Poi iniziamo con lo smartphone. Supporta la carica rapida. Vediamo quanto riesce a far passare l'energia. Da caratteristiche tecniche vi ricordo che massimo riesce a passare 5V 4A o 9V 2A. Colleghiamo, in carica, ricarica rapida in corso. Vi porto da questo lato, ecco qua, come potete vedere al 76% e si sta caricando. La ricarica rapida è supportata, infatti sta uscendo a 9V 1.6A. Quando la ricarica del telefono sarà completata, Witty Power automaticamente staccherà la corrente. È come se noi fisicamente facciamo questo gesto qua, quindi è una cosa meccanica, non è una cosa software come molti possono pensare. Magari sì, il mio telefono lo fa già, oppure ha un sistema machine learning per cui lui capisce come usiamo il telefono, ogni quanto lo carichiamo, ma è sempre un sistema basato software. Invece qui è proprio un sistema lato hardware, quindi molto consigliato a mio modo di vedere. Proviamo altri dispositivi, come per esempio questi tre dispositivi qua. Abbiamo un faretto a LED, colleghiamo, sta caricando a, come vedete, 5V 1A, e questa è il suo voltaggio, la sua carica normale. Possiamo staccarla. Proviamo anche un power bank.
stessa identica cosa. Abbiamo il witty collegato sempre, il power bank va sotto carica e come vedete 5 volt 1 ampere 1.11 ampere. andiamo a vedere anche un altro dispositivo, l'ultimo, delle cuffie Bluetooth. Anche queste possiamo andarle a ricaricare e come vedete le sta ricaricando tranquillamente. Questo ha un amperaggio basso, 5 volt 0.18 ampere. voi dite magari non fa passare la corrente come dovrebbe essere senza il witty, e allora vi faccio vedere che 5 volt 0.17 0.18 ampere con il witty, senza il witty stessa cosa, 5 volt, anzi anche di meno, 16-17 ampere. Quindi in pratica lui consuma niente, quasi pari allo zero, e vi salva, vi dà una grossa mano per farvi durare le batterie dei dispositivi che collegate e che ricaricate molto molto più a lungo. Ve lo rifaccio rivedere anche senza il witty con il telefono, 9 volt 1.6 ampere. con il witty il discorso non cambia, ricarica rapida 9 volt 1.6 ampere. quindi quando il telefono avrà finito la carica, e adesso tra qualche minuto ve lo farò vedere, il dispositivo staccherà la corrente. Se vogliamo saremo noi, ripremendo questo tasto qua, a ridare corrente allo smartphone. In questo caso questo è il retro della confezione, dove vi descrive brevemente ciò che vi ho detto a inizio video. Una nota importante da dire è che anche che loro sono eco friendly. Tra l'altro poi il dispositivo è veramente piccolino, 3 x 2.5 cm, molto molto compatto, e lo possiamo verificare anche da qua, 4 cm e mezzo per 3 cm per 2 cm e mezzo quasi. Bene ragazzi, siamo giunti alle considerazioni e alle conclusioni finali. Il prezzo ve lo ricordo, 29 euro, trovate tutto in descrizione, anche il codice sconto potterino 10 per avere il 10% direttamente sul sito ufficiale. La spedizione è molto rapida, intorno ai 2-3 giorni vi arriva a casa. Ve lo posso consigliare assolutamente sì. Meno male che l'hanno inventato, prodotto molto molto utile, voto 9. Ed è un bel gran voto. Come avete ben capito, potete collegarci praticamente tutti i dispositivi che supportano una carica fino a 5 volt 4 ampere o 9 volt 2 ampere. Ecco, magari se proprio vogliamo dare una nota dolente, avrei preferito anche il supporto dei 12 volt, ma magari ci stanno già lavorando, chissà. Lancio questa chicca a witty: non necessita nessuna batteria per farlo funzionare, non c'è nessun spreco elettrico, praticamente vi dura a vita se non lo rompete voi a martellate o gli date fuoco. Compratelo, compratelo, compratelo. E vi ricordo che l'azienda è una made in Italy, quindi mi raccomando, supportiamo anche le menti italiane. Like se è piaciuto il video, dislike se non è piaciuto. Vi ricordo come sempre i miei social, potterino 10 su Facebook, Instagram, IGTV, TripAdvisor, anche su Telegram, dove ho un canale di sconti e offerte che si chiama appunto Sconti e Offerte Potterino 10, dove ogni giorno pubblico sconti riguardo il mondo della tecnologia, ma non solo. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se vi va vi potete unire. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video che usciranno sul canale. Qui dal sottoscritto è veramente tutto. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!